Possiamo dividere la varia e multiforme produzione letteraria di Ovidio in tre gruppi di opere che rispecchiano anche le tre fasi della sua vita. Dal 23 a.C. al 2 d.C., una fase che corrisponde alla giovinezza e alla prima maturità del poeta, Ovidio si dedica esclusivamente alla composizione di opere poetiche di argomento amoroso, indistici elegiaci, il metro dell'elegia. L'elegia è un genere letterario di origine greca che a Roma conosce una fioritura straordinaria proprio in età augustea e che, pur prestandosi ad accogliere una varietà di temi, privilegia in assoluto quello erotico amoroso. Nelle opere del primo periodo rientrano gli Amores, una raccolta di circa 50 componimenti di argomento amoroso in cui Ovidio canta l'amore per una donna, Corinna, in un tono più leggero rispetto alla tradizione elegiaca e con una punta di ironia forse estranea al genere. La seconda opera di questo periodo sono le Eroides, le eroine, una raccolta di 21 lettere fittizie in cui alcune protagoniste del mito si rivolgono per iscritto ai propri amati e raccontano in prima persona le proprie sofferenze d'amore. Il vero capolavoro della poesia amorosa di Ovidio è forse l'Ars Amatoria, in tre libri, pubblicata tra il primo a.C. e il primo d.C. Come ci fa capire il titolo, l'opera vuole essere una sorta di manuale teorico-pratico dell'arte di sedurre e di amare. Un'opera che ebbe un grandissimo successo, ma che finì per costare l'esilio al poeta. La produzione manualistica continua con le ultime due opere di questo periodo, I Remedia Amoris, I Rimedi contro l'amore, un poemetto in 800 versi che contiene una serie di consigli per guarire da un amore non corrisposto e i medicamenta facei femmine, i cosmetici del volto femminile, dedicati alla cosmetica. L'interesse per il mito, che già si era manifestato nella prima fase, viene in primo piano nella seconda, dal 3 all'8 d.C., con la composizione delle Metamorfosi, di cui parleremo diffusamente in un altro video, e dei Fasti, un trattato poetico indistici elegiaci sul calendario romano. Si tratta dell'unica opera di Ovidio di carattere civile, e ha come scopo quello di raccontare riti, miti e leggende della civiltà romana dalle origini a partire dalle ricorrenze del calendario romano. La terza fase corrisponde all'esilio, dall'8 al 17 d.C., anno della morte del poeta. A Tomis, l'attuale Costanza in Romania, una località sperduta e desolata sulle coste del Mar Nero, dove Ovidio viene esiliato da Augusto, il poeta scrive due opere. La prima sono I Tristia, alla lettera Le Tristezze, una raccolta in cinque libri di componimenti in forma di epistola in cui il poeta racconta la tragedia dell'esilio. La seconda opera importante sono le Epistule ex Ponto, le lettere dal Ponto, in quattro libri. Si tratta di composizioni poetiche in forma epistolare, in cui il poeta alterna i lamenti e i ricordi del tempo felice alle suppliche per ottenere il richiamo dall'esilio.